Io sto aspettando una casa popolare da 25 anni. Sono in lista da 25 anni. Sta casa non mi hanno mai dato, mai. Perché dicono che io so, che dicono che pensano. Comunque, io 4 anni fa, si sta, come già C'era una dicevo, c'era casa una casa vuota vuota, però questa e casa com'era, signora, questa casa? c'erano i mobili, era abusivo. Era una casa abusiva che ha occupato questa Però il signora. vecchio proprietario ci ha abitato per 25 anni all'oscuro del comune di Vico Equense, perché non pagava né spazzatura né Questa pigione. casa era stata fatta tramite delle dei Hanno lavori. ristretto le cantine e il capocantiere si fece questo mini appartamento. Quindi la signora ha occupato la casa e dopo 4 anni che ha occupato la casa la signora è stata sfrattata. Sono stata sfrattata con 300 carabinieri, Dopo cioè sono quattro stata 3, mesi, 4 ah, mesi. 4 mesi, dopo 4 mesi subito sono intervenuti i carabinieri e è andata allo sfratto. Perché, no, ma non perché aveva occupato la casa, ma perché solamente questa casa era abusiva. Esattamente. E mi hanno buttato mezza via, senza troppi scrupoli, niente, niente, mi hanno buttato come una pezzipira. Ora la signora abita in questa casa, la sua pensione è di quanto è, signora? La mia è la reversibilità di mio marito che è morto 24 anni fa è di 498 euro al mese. In più sono un'invalida e prendo 277 euro al Quanto mese. pagate di pigione per questa casa? 450 euro al mese. E io non ce la faccio, non posso pagare questi soldi, non ce la faccio. Il comune Vico fa schifo e non mi dà la possibilità di avere una casa popolare. Questo voglio, voglio una casa. Questa casa che lei ieri cacciava fuori, no? Non dico Sì, napoletano, vai, però sì, non è avevo murata, è libera. Ah, è libera, È è libera, murata, è è libera. murata, l'ha murata il comune. E non te lo prego comune, al momento che l'hanno cacciata fuori l'hanno murata. La parlavo, io sbattendomi fuori a me hanno murata Davanti a noi l'hanno murata. E poi io proprio io agli assistenti Mentre questa sociali. casa che è stata occupata ora non è stata murata. No, questa no. Proprio io agli assistenti sociali, quando mia mamma poi è uscita fuori da questa casa, si è mo, fecero così e se ne andarono. E così hanno fatto. Comunque non avrei quello che ne fa perché sono arrivata al limite della sopportazione. Vengo trattata sempre male. Avete Sempre, sempre, è una cosa assurda. Ah, Sì, se vai sì. dal Ma io ci sindaco. disse, se ce li darà sta casa, la gente, prima che qualcuno roba. Ah, E l'avete già se avvisato. ci vuole niente. Mi rispose male. Che dice il E sindaco? disse, pure che entrano là dentro, noi in 24 ore li Sì, buttiamo e sono fuori. qui da quanto tempo? 2 settimane? No, di Ma quello è un più, mese, un stavo su un mese, mese. Io sì. pure ci ho detto, sindaco, vanno a scassare a casa, prima che diavolo che sti gente. Vanno a scassare a casa. A me questo non me lo fanno, No, non ricette. lo Ah, fanno. così mi disse. E poi queste persone con una bambina piccola, senza acqua e senza luce, ma come vivono? L'assistente sociale che fanno? Non lo Che so. vedono? Cosa? Non è cosa. A me me la darà a casa, non c'è niente a fare, se no va a cascassare pure lì, sono murate le case a Vico. Vico pure. Sì, a Vico Se sono no, murate, io sono murata un'altra volta quell'altra. a via Sconducci, alle case dei Tanto nel momento che terremoterapi. possono cacciare la signora, cacciano, a questo punto cacciano No, perché sempre. a me mi cacciarono 4 anni fa, ma un altro che venette a scassare dopo di me sta Sta ancora ancora là. Ah, sì, perché là. Ah! dopo di Ci sta mamma, un'altra casa. Dopo di mamma 3 anni fa che andò a scassare Era questa per casa. 3 mesi, venette zuppette. Sto parlando della casa di 3 anni fa che andaste a scassare. Dopo 2 mesi 4 anni. andò un'altra persona a scassare un'altra casa. C'è un'altra Sì. casa. A mia mamma C'è. l'hanno sbattuta fuori con 300 carabinieri, forze dell'ordine, non si capiva niente là fuori. Quello invece ancora sta lì, sono 4 anni. Ancora 4 anni sta lì. Allora mia mamma giustamente dice, allora ce l'hanno con me. E ce l'ha già detto lo suo. No, perché forse la casa di vostra mamma era abusiva, non esisteva. E Per vabbè, però questo. voglio dire io. Quando c'è stato? Nessuno se ne era accorto. Ah, L'hanno proprio. fatta, no, come si dice, un censimento, roba. Quando hanno fatto il censimento, quando sono passati davanti a sta casa, hanno chiuso gli occhi, hanno fatto che buon andare. È di 5.800 euro all'anno. Paga 5.400 euro all'anno l'affitto della casa. Mia mamma vive con un reddito di 400 euro all'anno. Una Sopravvive, non verità, vive, mi sembra di sopravvive. secca. D'accordo. Io, Buonasera. buonasera, io
Io mi sono stancata di aspettare questa casa popolare che da 25 anni non arriva mai. Adesso penso che è arrivato il momento di accontentarmi. Oppure mi accontento da sola. Mi sono costretta a vivere. Sono costretta a vivere nella miseria totale. Chiedendo l'elemosina. Chiedendo l'elemosina, chiedendo chi mi dà un po' di verdura, un po' di pane, qualsiasi cosa mi portano è ben accetto in casa mia. Per favore, aiutami. Sono stanca, sono malata. Aiutami, ti prego, te lo dico con tutto il cuore, mi devi aiutare. Perché veramente non ne posso più.